della nostra rubrica Life Sport Stories. In tema olimpico non potevamo non parlare ancora di ghiaccio e di yoga, in questo caso con Fabio Labbia, CEO International Hockey School. Ciao Fabio, benvenuto a Sporting Club. Ciao Gianluca, grazie. Abbiamo solo sentito e eccolo qua, ciao Fabio, e diamo la buonasera, benvenuto a Michele Lazzer, che è allenatore di hockey su ghiaccio. Ciao Michele. Ciao, buonasera. Allora, voi li vedete così perché sono praticamente dentro un palazzetto a un evento, e questo è tutto il bello della diretta live. Allora, io vi chiedo, in Italia purtroppo si parla solo quando ci sono mondiali o ancora meglio olimpiadi di hockey su ghiaccio o di alcune discipline del, diciamo, invernali, chiamiamole così, magari non tutte. Ma nell'hockey sì, c'è una grande tradizione ovviamente in America, c'è una grande tradizione nei paesi scandinavi, in Italia facciamo un po' di fatica. Nel nord dell'Italia c'è la maggior parte dell'influenza, però noi perché abbiamo contattato Fabio? Fabio perché organizza degli eventi in cui partecipano sì delle squadre italiane, ma anche tante squadre di livello non agonistico, o meglio, cioè non di quei ragazzi che vanno a fare ovviamente le Olimpiadi e sono in nazionale, ma di tutta quella fascia di diciamo di atleti che vogliono praticare hockey. Allora io ti chiedo, Fabio, innanzitutto gli eventi quali sono e da dove arrivano anche tutte queste altre squadre e com'è anche in Italia la situazione? Allora, noi siamo nati nel 2017, come hai detto tu, per organizzare il primo evento a Roma, perché l'hockey su ghiaccio purtroppo, come hai detto, si sviluppa tutto nel nord Italia. Poi a Roma c'è un solo paraghiaccio con un'unica squadra e non sapevamo cosa fare, quindi siamo inventati la Colosseum Cup. Da lì è nata tutta la storia che prosegue ormai da 5 anni. Noi organizziamo circa 8 tornei internazionali ogni anno in Italia, tra cui la Colosseum Cup, il 6 Nazioni Amatoriale, il trofeo Ice Guardian. Quest'anno faremo per la prima volta il Mondiale Amatoriale anche a Pinerolo e riceviamo atleti e squadre che vengono non solo dall'Italia ma da buona parte del resto del mondo dove l'hockey viene praticato. Quindi abbiamo atleti che arrivano dalla Bielorussia, dalla Russia, dalla Lettonia, dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Finlandia, dalla Svezia, da tutti quei paesi dove l'hockey è più conosciuto rispetto a noi. No, ti ho sentito un attimo, scusa Fabio, perché insomma hai fatto tutta la panoramica. Quello che volevo dire ovviamente a livello anche appeal, cioè molte squadre vengono dall'estero e apprezzano anche l'organizzazione italiana. Ma quello sì, sicuramente. Noi quando organizziamo questi tornei cerchiamo di dargli un servizio tale che per loro sia non solo un viaggio di sport ma anche una vacanza, come ad esempio quando vengono a Roma se ne vanno poi a vedere il Colosseo, Fontana di Trevi, girano per la città, vanno a scoprire quelle bellezze che abbiamo qui, come quando vengono su in Trentino di solito si vanno a fare le passeggiate nelle famose valli come nella Val di Non, nella Val di Fassa. Ecco, però tu hai boss, su e ti interrompo, no? Qua nel frattempo vediamo comunque anche dei camp che organizzi e ne parliamo. Diciamo che a Roma non è forse il posto adatto per parlare di impiantistica in generale, lo è ancora meno nel parlare di hockey su ghiaccio, perché abbiamo forse una struttura e tutte le altre sono nel nord Italia, Trentino, penso Valle d'Aosta, Alto Adige, eccetera, giusto? Esatto. Allora, l'hockey su ghiaccio, ma come tutti gli sport su ghiaccio, non stanno propriamente nella nostra cultura, nella cultura italiana. Si lavora molto sul ghiaccio nel nord Italia, quindi nel Trentino, appunto, come hai detto, nella Val d'Aosta. Tu immagina che l'ultimo palaghiaccio diciamo dal nord ad arrivare fino alla Libia praticamente è a Trento. Poi nel bel mezzo, a 600 km di distanza, c'è il palaghiaccio di Roma, che è stato fondato nel 1984 da un signore che si chiama Ettore Ortensi, che ha creato un impianto stupendo che poi negli anni piano piano è passato di mano in mano fino ad oggi, che continua a essere lì, però
è l'unico impianto del centro Italia. C'era una volta vicino a noi anche Bologna, che adesso ormai non c'è più ed è Diciamo chiuso. che stanno un po' tutti a nord, ecco, ha detto Fabio. Esatto, stanno tutti quanti al nord e questa è anche la difficoltà per le squadre di Roma poi di giocare, Però cioè tu parli di l'unica. Roma, parlando un po' a livello nazionale, comunque abbiamo Sì. delle squadre a nord che... Al nord questo sport è molto più conosciuto e molto più praticato di noi. Sì, ci sono tantissime squadre che fanno diversi campionati, sia amatoriali che professionistici. Vado da Michele, che sei stato un portiere, insomma, per tanti anni, oggi fai l'allenatore di hockey. Innanzitutto ti sei appassionato, dal cognome non mi sembri siciliano. Proprio, no, essendo al nord anche io. appunto. Insomma, è molto più sviluppato al nord. Quanta è la fascia che gioca, passami il termine, amatoriale brutto, diciamo di coloro che non fanno attività agonistica di alto livello? Diciamo qua al nord l'hanno sì, l'hockey è molto più conosciuto, ovviamente come tutta Italia ci sono tanti sport, anche i ragazzi hanno tantissima scelta. Da noi ci sono squadre anche professioniste, ci sono sia squadre professioniste che amatoriali, quindi a livello amatoriale sono più la fascia d'età qua. 40 anni in su, se no altrimenti ci sono tanti giovani che giocano hockey agonisticamente e poi preparano squadre senior a livello. Senti, il campionato italiano siamo messi abbastanza bene, molte squadre insomma giocano e praticano. A livello di ecco, questi ragazzi, proprio volevo fare questa di domanda, perché diciamo che nelle grandi città si fa pallavolo, basket, calcio, insomma. Ecco, da te o nella fascia, insomma, Nord Italia, molti ragazzi, ma non so, te lo chiedo, lo praticano nelle scuole oppure vanno, dico, ok, io invece di fare calcio vado a fare hockey su ghiaccio e quindi nascono i futuri campioni, è così? È così, allora qua da noi, io sono del Trentino Alto Ecco, Adige, infatti dicevo, da noi dove? In quale valle stai? Trentino Alto Adige, sono della Val di Fatta, Ok, bellissima. noi abbiamo una società, detto te, i ragazzi scegliere il calcio o il basket, loro dicono, noi, io inizio a giocare hockey, allora loro già dai 7 anni. E si iscrivono come farebbe un ragazzo andare a giocare a calcio e ad allenarsi settimanalmente, poi partite un campionato nazionale che parte dall'antico, quindi dei ragazzini che vanno dai 12 anni all'insù, altrimenti hanno dei tornei che fanno nelle varie zone d'Italia, nord Italia, Certo, ecco. diciamo che ci sono due vie, due strade. Una è quella ovviamente della parte giovanile, poi si prosegue come tutti gli sport, no? Parte professionistica, chiamiamola così, molte virgolette purtroppo dobbiamo mettere, il professionismo è solo sulla carta, non è poi di fatto a livello giuridico lo sport in Italia, tranne calcio e ciclismo e basket, dobbiamo dire che comunque si va verso la Serie A o le serie, quello che sia. E poi c'è un'altra parte che Fabio anche ha preso in mano, che è quello appunto degli enti di promozione, quindi in questo caso ECS, in cui via l'Associazione Italiana Cultura e Sport vi ha allargato le braccia, Fabio, e voi fate anche tante attività, come abbiamo visto durante l'estate, durante i camp, ospitando tanti ragazzi e invitando anche dei campioni nazionali e internazionali, così. Sì, è così. Noi abbiamo creato 3 anni fa l'International Hockey School, che ha l'obiettivo quello di, appunto, di organizzare dei camp estivi, ecco come si vedono adesso in queste immagini, dove andiamo a cercare nei paesi dove l'hockey è più sviluppato, quelle scuole che hanno un maggior successo, dove spesso e volentieri sono ex professionisti che le hanno messe in piedi e li portiamo in Italia. Michele è uno di questi professionisti, che non prendiamo solamente professionisti dal resto del mondo, ma prendiamo anche professionisti italiani. Michele è un ottimo portiere, un ottimo goalie coach, e sta con noi ormai da 2 anni e lavora insieme ad Arunas Aleinikovas, a Vitali Koval, che vengono dalla Continental Hockey League, quindi la massima lega russa, e quest'anno anche con un grande personaggio della National Hockey League americana.
che è Eric Raymond, che è il goalie coach dei Montreal Canadiens ed è stato in precedenza il goalie development dei New York Rangers. Quindi andiamo a cercare allenatori che hanno una grandissima esperienza professionistica ai massimi livelli, li portiamo in Italia per poter trasferire quel poco che si riesce a trasferire in 7 o 15 giorni ai nostri ragazzi. No, ma ce l'abbiamo comunque le immagini del camp per far vedere anche quanta voglia ci sia. Sono due punti fondamentali. Una mi sembra che è proprio quella di Michele a Canazei in Val di Fassa. Dobbiamo mettere in conto che ci vogliono anche le strutture, ci vuole anche la logistica per ospitare questi ragazzi. E ecco, poi insomma, Michele, avviene spesso questo con delle persone che suonano queste, sono tipo scozzesi che... Ecco, qua probabilmente sono eventi amatoriali dove l'ambiente attivo è più, altrimenti da noi magari ho più squadre professionistiche, leghe professionistiche o semi professionistiche, magari ecco, queste cose qua magari non si fanno, ma magari certo. In altri. Senti Michele, purtroppo la squadra nazionale maschile non si è qualificata per l'Olimpiade di Pechino, soffriamo un po' rispetto alle altre nazioni, c'è però un sostrato, cioè un bacino d'utenza dove andare a pescare e allo stesso tempo c'è un serbatoio dove invece tutte quelle altre persone che non rientrano nella zona, come abbiamo detto, d'elite, vanno a fare anche tornei come per esempio organizza ECS? Sì, allora noi abbiamo una squadra senior, una nazionale senior dell'hockey, come italiani. La squadra nella squadra senior tutti i giocatori che entrano nella massima lega italiana, che è la Serie A, sono dei giocatori e tanti giocatori che giocano all'estero, italiani che giocano all'estero. Per esempio in Germania, oppure Finavi, Norvegia, Svezia, Finlandia, o anche Canada. Qua sono nati in Italia, cresciuti nei settori giovanili di hockey italiano. E dopo, perché magari volevano proseguire la loro carriera hockeyistica, allora sono andati all'estero a studiare e a giocare hockey. Il loro futuro è molto più roseo lì rispetto a qua in Italia, lì dove l'hockey è molto più sentito. E noi abbiamo le nazionali anche under 16, quindi per i ragazzini di 15 anni, le nazionali under 18, under 20, che li fanno crescere passo dopo passo per poi portarli in una senior, una squadra nazionale senior. E invece c'è tutto quell'altro bacino che va verso, ecco, altri tipi di competizioni? Che quindi sfociano magari anche in tornei, raduni, magari in 3 giorni si riesce a fare un torneo con 10 squadre, la butto lì. Sì, allora, dalle giovanili, dai 12 anni in su, ci sono dei campionati nazionali dove racchiudono tutte le squadre nazionali d'Italia, che, come abbiamo già detto, sono solamente in Nord Italia. E poi ci sono, anche durante la stagione hockeyistica che parte da settembre fino a marzo, ci sono dei vari tornei, ma solo nazionali. Quindi e le società non riguardano, diciamo, i tornei di livello, cioè le nazionali, scusami, i tornei nazionali giovanili. Quindi io che non rientro magari perché non mi va di prendere un impegno di allenamento agonistico, oppure non sono in una squadra di alta fascia, posso decidere di andare con altre squadre o giocare altri tipi di tornei, quindi continuare questa passione. Cioè, quello che voglio dire è, c'è tanta passione comunque verso questi sport, sicuramente più praticato nel Nord Italia rispetto al centro e al sud, però è una fascia importante, perché poi dopo ci troviamo senza questo bacino da cui attingere. Quindi più creiamo eventi e meglio è. Sì, qua gli eventi, diciamo, si fanno a livello amatoriale per tutti quei ragazzi che non rientrano nelle squadre del Nord Italia, ma anche per questioni logistiche, e loro si crea a livello amatoriale si creano tornei dove questi ragazzi possono
possono giocare, possono continuare a giocare a hockey, altrimenti ci sono le varie società del nord Italia che organizzano per tutta la stagione allenamenti e partite, però certo loro sono impegnati quotidianamente, settimanalmente, e loro possono arrivare molto in alto per fare le squadre. Michele, ne parlo un attimo con Fabio. Io nel frattempo ti ringrazio, buona serata, buona continuazione di questo weekend sui campi. Da portiere e allenatore saprai bene trasmettere la tecnica e anche la visione di gioco. Il portiere da dietro ha sempre una visione diversa rispetto agli altri giocatori. Grazie a Michele Lazzer. Grazie mille, grazie a voi. Buona grazie settimana. Fabio, rimango con te perché volevo capire, ecco, innanzitutto quali saranno i prossimi appuntamenti, i prossimi eventi, e poi, come ha detto anche Michele, creare più indotto, cioè creare più eventi, più camp, eccetera, per far crescere anche il movimento. Ma allora sì, il nostro obiettivo è proprio questo, quello di far crescere il movimento hockeyistico in Italia, o perlomeno farlo conoscere a quante più persone possibili. Noi adesso abbiamo come prossimo evento l'8, il 9, il 10 di aprile la Colosseum Cup a Roma, dove abbiamo 13 squadre iscritte, e ci fermiamo lì, non andiamo oltre perché altrimenti poi diventa un problema gestirle, che comunque significa circa 200 atleti, 200 atleti che vengono a giocare per 3 giorni con relativi spettatori, relativi famiglie, quindi c'è anche un indotto che arriva agli alberghi, ai ristoranti e tutto quanto, perché vengono molte persone. La settimana seguente c'è sempre al Palaghiaccio di Roma un altro torneo molto simile, però ad esempio questa volta, come diceva prima Michele, è destinato ai bambini più piccoli, sono under 11 e under 9 che vengono a giocare, sono circa 100 bambini che vengono tutti al nord Italia per un totale di 200 persone, perché chiaramente poi vengono i genitori a visitare Roma. Questo è molto importante, insomma, la parte turistica è sicuramente legata anche nelle corde appunto di ECS, la promozione, il green, ma soprattutto il turismo che va di pari passo con lo sport, è importante. Quanto è importante avere dei testimonial, a parte ex giocatori di grande livello come Michele Lazzer, ma avere testimonial per poter far partecipare i ragazzi e promuovere questa attività? Ma è importantissimo, perché i nostri giovani giocatori, quindi già cominciamo a parlare di giocatori ad esempio che vengono ai nostri camp estivi, vengono per già da una stagione di allenamento con le loro squadre e con i loro coach. Noi cerchiamo di dargli quel pizzico in più, quello stimolo anche in più. Quest'anno ad esempio, alla prima settimana che faremo di camp estivo a luglio a Fondo presso il Palasmeraldo, Il capo dei coach sarà Alexander Selivanov. Alexander Selivanov è uno di quei giocatori che ha giocato in NHL per credo 10 anni o 11 anni, di cui 8 anni con i Tampa Bay, con gli Edmonton Oilers, ha fatto 460 partite. L'NHL è la massima lega mondiale per quello che riguarda l'hockey su ghiaccio. Quindi, Fabio, quello che noi non abbiamo, scusa Fabio, quello che non abbiamo, noi non abbiamo i talenti, passami, insomma, brutto dirlo, ma a noi mancano i talenti, mancano le infrastrutture, cioè a noi cosa manca per competere a grandi livelli? No, allora noi i talenti li abbiamo, perché abbiamo dei ragazzi che si impegnano veramente tanto e sono veramente molto bravi. Quello che manca sono gli investimenti in questo tipo di sport qui, perché chiaramente le squadre fanno molta difficoltà ad andare avanti, perché è uno sport poco praticato, poco conosciuto, per cui ci sono pochi investimenti da parte degli enti, da parte, passatemi, può essere detto male, comunque anche da parte della federazione, perché non ci sono fondi. Ma i talenti però vi posso assicurare che ne abbiamo noi ai nostri campi. E questo è un bel messaggio, Fabio. Io ti saluto, grazie, buon lavoro, grazie, e tanto ci aggiorniamo poi prossimamente. Grazie a Fabio Labbia, SIO International Hockey School. Grazie, cambiamo pagina.